che loro ignorano tutto di tutto questo, e lui riesce a nascondere tutto questo, ecco, è incredibile questo. Per quello dico, per me sono temi che vanno affrontati allo scoperto, nelle scuole, e va detto, vanno dette queste cose. Certo. C'è bisogno di formazione, di tanta informazione. Perché poi andare in io sono nella linea di non criminalizzare il cliente, però veramente va rimesso anche lui nei suoi posti, perché fino ad oggi si è sempre visto il problema come colpevolizzando la donna. In quel nostro immaginario vediamo sempre come la donna è la tentatrice, la portatrice di tanti mali, situazioni assolutamente, veramente vergognoso tutto questo. C'è un cambio di mentalità e di cultura. Se c'è un peccato si dice sempre, o un male che si dice, questo è l'unico che si fa veramente in due qua, quindi non solo è la donna, quindi certo, anche l'uomo. Però ecco, non sarei mai della linea, perché né da una parte né dall'altra ci sono gravi problemi dietro. Anche nell'uomo ci sono delle ricerche, delle motivazioni che vanno rimesse fuori allo scoperto. Va aiutato a comprendersi, va aiutato a capirsi cosa sta chiedendo attraverso queste domande, queste ricerche. Certo. Io veramente dico, noi donne siamo state anche abituate, forse per la nostra condizione di secondità, di minorità, di essere sempre, come dire, dalla parte della studia, a tirarci fuori, a ricercare, fare percorsi di formazione, di promozione, tutte le battaglie della promozione della donna. Ma l'uomo si sta interrogando, si sta chiedendo, a livello di sua identità, cosa sta cercando, perché vive di questi bisogni adesso. Certo. Perché? Mettendo veramente anche a rischio vita, salute, anche delle persone sue care. Veramente sono domande che io vorrei cercare di capire insieme anche a loro. Ma è coraggio l'uomo di mettersi a nudo nella sua ricerca di identità? Oggi parlo, non di quella del tempo patriarcale, ma oggi, in questa nostra società, ha il coraggio di farsi delle domande. Sora Rita, le volevo chiedere una cosa. Lei ha presentato questo libro lì a Caserta, giusto? Con, sì. È un libro che ha presentato con le istituzioni di Caserta, con la provincia, col comune? Sì. E qual è stata la risposta? Qual è la, che cosa ne è venuto fuori? C'è qualcosa che si muove, c'è una volontà di portare questo libro nelle scuole, c'è stato un forte interesse? Qual è stata la risposta? Questo volevo capire. Sì, al di là delle aspettative, la risposta è stata molto forte e positiva, sia a livello istituzionale sia anche a livello di scuole. Ecco, e adesso, cioè, almeno ho sentito tanti riscontri di tante persone che proprio si sono sentite anche toccare da come il libro racconta di questo libro testimonianza, di come racconta di questo dramma, di queste nuove forme di schiavitù. Tanti ancora ingenuamente dicono, ma noi non eravamo così a conoscenza di veramente di tanti di questi risvolti, di cosa c'è dietro a tutto questo. Quindi capisco quanto c'è ancora bisogno di informazione. Infatti questa è vera, importante. Non solo quella che dà a volte la TV, che mette lì il problema in un flash, un attimo, per dire fermate tante ragazze, trovate, fatta questa rettata, così, ma proprio di aiutare. E credo che il libro può favorire questa come dire riflessione seria, profonda su questo tema. Infatti bisogna sensibilizzare, come diceva anche Antonello, sì, prima, bisogna informare, bisogna tante, sì, coscienze, sì, assopite, bisogna smuoverle. Sì, sì. Io credo anche nella realtà giovanile, quello mi sento che sarà importante, ho visto già delle scuole muoversi, dove prenderanno proprio il libro come spunto di riflessione, di studio, per poi fare un incontro anche con noi, anche con altri esperti, ecco, con altre situazioni, così. Però credo che i giovani hanno bisogno di incontrare queste realtà. Sorrida una cosa. Il futuro è loro, anche di impostare nuovi stili di relazione, di rapporto uomo e donna. Sì, sono pienamente d'accordo. Infatti io avevo un'idea, secondo me interessante. Io verrò a Napoli, ho avuto modo di sentire in regione Campania, sì,
l'assessore alla pari opportunità, la Damerio, ho avuto modo di sentire la provincia di Napoli, e di poter effettuare, come ha fatto in modo molto sensibile per me, la regione Lazio, e di poter portare questa informazione in tutte le regioni d'Italia, di arrivare a fine anno, ma anche oltre quest'anno, di poter arrivare direi a questo punto è interessato un incontro tra me, ecco, e lei, per poter forse abbinare il film, l'immagine e il libro insieme, poterlo farlo veicolare come mezzo di informazione attraverso le scuole, ma non solo le scuole. Certo, e sarebbe interessantissimo questo. E sì. questo io poi lo faremo, noi ci sentiremo nei prossimi giorni e concorderemo questa cosa. Benissimo, questa è una cosa molto positiva, secondo me. Sì. Sorrida, un'ultima cosa, perché poi c'è il GR che qui incombe, purtroppo anche l'informazione è molto importante, noi lo stiamo appena dicendo. Volevo chiedere una cosa, accanto alla realtà naturalmente delle ragazze, c'è anche la realtà dei transessuali, che forse a Caserta è meno diffusa, forse. Lei parla anche di questo nel libro o no? No, di questo io non ne parlo, ecco, perché parliamo proprio specificatamente della nostra realtà, di come del nostro centro di accoglienza. No, perché... Però anche a Caserta è presente questa situazione, c'è anche a Caserta. Perché le dico purtroppo, noi abbiamo dati anche molto allarmanti sul fenomeno dei transessuali, forse addirittura più allarmanti, perché noi parliamo tanto di sfruttamento delle donne, però effettivamente nel mondo dei transessuali, tra l'altro è un mondo molto particolare, sia nelle realtà carcerarie, in realtà sociale, socioculturale, antropologica, insomma, ci sono sicuramente è un fenomeno molto complesso e delicato, soprattutto, dove ci sono delle realtà nascoste che poi naturalmente preludono poi a quella che è la scelta individuale e soggettiva del transessuale, che proprio porta ad avere quel tipo di ruolo e quella figura androgina. E direi la cosa più incredibile è che abbiamo fatto delle ricerche noi da questo punto di vista, abbiamo dei dati molto impressionanti, che sono per esempio il fatto che in Italia addirittura i clienti transessuali sono circa 9 milioni. Questo è un dato molto, a parte che c'è un discorso, tanti sono anche consenzienti, però c'è uno sfruttamento molto forte anche in quel settore, in quel lato della prostituzione. Sì. E diciamo che 9 milioni significa praticamente, se togliamo donne, bambini, oppure magari gli anziani e soprattutto le persone magari dei paesi più piccoli, magari, ecco, se li vediamo alle grandi città, è veramente una cifra impressionante. Mamma mia. E la maggior parte, la cosa incredibile, quello che siamo riusciti a ottenere, che io l'ho dato prima delle informazioni, naturalmente lei mi ha poi confermato, sui transessuali le do delle informazioni, le do adesso anche ai nostri radioascoltatori, che dove praticamente i transessuali che diciamo che guadagnano di più, e questo indipendentemente, a parte che si arriva a pagare anche 2-3 mila euro a settimana soltanto per il posto, per poter lavorare in un determinato posto, perciò questo è il discorso dello sfruttamento, e uno sfruttamento gestito soprattutto per esempio su Roma da alcuni transessuali argentini insieme a delle persone napoletane. Io dico questa cosa, non faccio dei nomi, anche perché sarebbero dei nomi fittizi, perché non si fanno chiamare col loro nome. Certo. E la cosa incredibile è quella che i transessuali che guadagnano di più sono quelli che che accettano rapporti non protetti, soprattutto accettano di essere attivi nei confronti del cliente. Questa è la cosa, perché l'80% dei clienti chiedono rapporti chiedono prestazioni sessuali da parte dei transessuali attive, non passive, e soprattutto se sono disponibili all'uso di droghe. Se lei pensa, su questi 9 milioni di clienti, l'80% chiede rapporti attivi, rapporti non protetti e soprattutto l'uso di droghe, è veramente impressionante. C'è stato veramente ultimamente il caso di un ginecologo di Velletri, stimatissimo ginecologo, che è morto per overdose proprio durante un rapporto con una prostituta e un transessuale insieme. E praticamente io provo a immaginarmi la moglie, la signora, che adesso di cui non faccio nome chiaramente, madre di 3 figli, al funerale del marito.
lei prova a immaginare questa